Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, ben arrivati. Oggi puntata un po' particolare, come sentite la mia voce non è il massimo perché sono raffreddato da qualche giorno, ma non volevo privarmi e privarvi di questa nuova puntata. Ciao a tutti, mi chiamo Edoardo Massimo Del Mastro, sui social da 10 anni sono conosciuto col nome di Mente Nomade. In questo piccolo spazio viaggeremo insieme attraverso terre incontaminate dell'ispirazione e della motivazione, esplorando insieme nuove prospettive. Benvenuti a una chiacchierata. Carissimi e carissime ascoltatori e ascoltatrici, vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Una chiacchierata. Oggi ci immergeremo in una riflessione profonda e stimolante e parto subito con questa domanda. Stai realmente vivendo la tua vita nella sua massima pienezza o comunque nel modo, diciamo, migliore che tu pensi possa essere vissuta? Spesso ci troviamo ostacolati da diverse forze ed è fondamentale riconoscere quali sono gli elementi che ci impediscono di raggiungere il nostro vero potenziale. Forse tra le sfide più comuni la mancanza di tempo si presenta come l'ostacolo principale. È facile cadere nella trappola di un ritmo frenetico quotidiano senza fermarsi a chiedere ma cosa stiamo effettivamente facendo e soprattutto in quale direzione ci sta portando questa corsa senza sosta. Molte persone si sentono intrappolate dalle responsabilità quotidiane, ma è importante ricordare che anche in esse è possibile trovare valore e significato. Sebbene possa sembrare impegnativo, l'inizio di un processo di valorizzazione e apprezzamento di ogni aspetto della vita porta a una riduzione naturale del tempo e ad un aumento della produttività. La mancanza di risorse finanziarie potrebbe essere un altro ostacolo che tutti abbiamo affrontato almeno una volta nella nostra vita, almeno una volta, se va detto bene. Io mi ci sono trovato più di una volta in questo meraviglioso ostacolo della vita. Ed è estremamente importante ricordare che il denaro è uno strumento, non un fine. La sua mancanza non dovrebbe fermarvi, piuttosto concentratevi sul valore che potete offrire alla vostra vita, anche senza disporre di enormi risorse finanziarie. Logico, se il vostro sogno, il vostro obiettivo è quello di comprare un attico a City Life, sì, in quel caso i soldi possono rappresentare un problema se non ci sono. Ma spero che se siete qui ad ascoltare questo podcast, il vostro obiettivo di vita non sia quello di comprare una casa di lusso, piuttosto quello di vivere una vita serena, dove, se ci sarà la possibilità, si comprerà anche un'inutile casa a 4 piani. Questo è il mio punto di vista. Torniamo a noi, parliamo di qualità della nostra vita. Uno degli altri aspetti importanti per progredire verso il raggiungimento dei nostri obiettivi è la capacità appunto di essere decisi e di avere una mentalità positiva verso di essi. L'indecisione è spesso una barriera comune al progresso. Aspettare la decisione perfetta può portare a non decidere affatto, un continuo rimandare, diciamo. È importante accettare che non esiste una scelta perfetta, ma è necessario selezionare l'opzione migliore disponibile per andare avanti. Un altro aspetto che spesso dimentichiamo o che sottovalutiamo sono le persone intorno a noi. Sì, lo ripeto spesso perché ci sono cascato anch'io più di una volta. E indovinate, in nessuna di quelle mie passate esperienze avere vicino qualcuno che mi tarpava le ali si è rivelato buono per me, per la mia vita o per i miei obiettivi. Le persone accanto a voi possono influenzare i vostri progressi, ma è essenziale ricordare che nessun altro può trattenervi a meno che voi non lo permettiate. Non lasciatevi fermare dalle opinioni altrui, siate fedeli a voi stessi e alla vostra visione. E che sia chiaro che quando parlo di opinioni altrui non ho limiti, parlo del vostro fidanzato, il gatto, un parente, il vostro migliore amico, chiunque. Un comportamento negativo può rappresentare un ostacolo significativo. Potete immaginarlo come se aveste un telecomando per la vostra vita e siete voi a decidere su quale canale posizionarvi. Prendete il controllo del vostro comportamento spostandovi unicamente verso canali positivi. Poi c'è la paura. Non posso fare una puntata del mio podcast senza parlare della paura. È un'emozione potente. Chi mi segue lo sa che io sono fan, in un certo senso, della paura. Usate la paura come un aiuto guida. La paura è il vostro sherpa che vi accompagna in cima all'Everest. Deve essere una guida intelligente,
e consapevole che vi aiuta a riconoscere le vostre paure, che vi fa prendere il sentiero migliore per continuare ad avanzare. Per chiudere la lista inseriamo anche il desiderio di comfort, il famoso vabbè, ma così sto tanto bene, ma chi me lo fa fa? Il desiderio di comfort potrebbe trattenervi nella zona di comfort, appunto, scusate il gioco di parole. La vera crescita avviene al di là di questa zona. Dovete sempre iniziare con piccoli passi verso quello che fino a quel giorno per voi è l'ignoto. Come quando qualcuno mi scrive in chat per chiedermi come possono sbloccarsi per fare il loro primo viaggio in solitaria. Non vi dico di andare in Siberia in pieno inverno come prima esperienza. Chi mi ha scritto almeno una volta consigli su questo tema può confermare che ho sempre consigliato di fare un piccolo passo alla volta. Un weekend in una capitale europea, per esempio, che poi magicamente si trasformerà in una settimana e così via. Bisogna espandere la nostra zona di comfort sempre di più. Anche la mia zona di comfort prima si limitava ai castelli romani, poi è diventata l'Italia, l'Europa, ed ora mi sento nella mia zona di comfort in tutto il mondo. O quasi, anch'io ho i miei limiti. Nulla può trattenervi quando siete determinati a seguire il massimo delle vostre possibilità, soprattutto quando si tratta della vostra vita, la vostra unica vita. Dovete essere pronti a raccogliere risultati anziché scuse. Anche se non saranno sempre risultati positivi, raccogliete e fatene tesoro. La vita è piena di possibilità positive, dovete solo abbracciarle e rendere la vostra vita veramente grandiosa.